Ehi là, fanatici, bentornati in una nuova parte di Pokémon Platino. In questa parte andremo a fare il terzo Super 4 della Lega di Sinnoh. E il suo nome è niente poco di meno che Vulcano, che abbiamo già incontrato da Rinipoli, che è un amichetto stretto del cuore Forever and Ever in the World di Corrado. Sì, sono amici per la pelle. Fuoco e elettro. Fuoco e elettro. È una coppiata che potrebbe essere interessante. Salve Vulcano. Ehi, allenatore! Non vedevo l'ora che arrivassi. Ho sentito da Corrado quello che hai fatto da Rinipoli. Sei riuscito a riaccendere una fiamma nel cuore di quel tipo. È chiaro che io non stessi più nella pelle l'idea di vederti lottare. Cosa stai facendo? Con me avrai a che fare con i Pokémon di tipo fuoco. Fa vedere a Vulcano quanto brucia il tuo animo. Certamente. Anzi, ti sconfiggerò talmente pesantemente che ti brucerà il culetto a fine lotta. E credimi. E credimi, questa volta non ti piacerà. Questa volta non sarà come cavalcare un Rapidash e scottarti le parti intime mentre fai il trotto. No, attenzione, no, ho detto di no. Allora, Houndoom al 52, voglio rischiare, quindi uso Idropompa, che non fallisce! Sì, guarda, guarda, guarda! Arrivano i pompieri! Sì, fuori uno, vai, sparisci, via! Ah, quanto adoro sconfiggere i Pokémon di tipo fuoco, mi sento così bene. Ah, vederli cadere sotto i miei colpi. Ah, Infernape! Come godo adesso! Mandare KO Infernape, che goduria! Dragon Surf! Ah, sei più veloce, sei un baldracco! Tencalo, tencalo! Ah! Vai! Devo sentire i suoi PS che calano! Sì! Ah, oh, mio Dio, ho spento tutte le sue fiamme. Livello 61 per Quagsire. Adesso mandami un bel Blaziken, così mando KO anche quell'altro orribile Pokémon. Rapidash, va bene, dai, con te ci andrò leggero perché Rapidash è bellissimo, non potete dirmi nulla, Rapidash, cioè, guardatelo, è fichissimo, è uno dei Pokémon fuoco più belli di sempre, anche se il Pokémon fuoco più bello di sempre è Chandelure, e non potete assolutamente dire il contrario. Fuoco carica, eh? Volevo impararlo anche Fireflight, però ho preferito di no, anche se avrei dovuto magari, già. Però subisce il contraccolpo, boh, non lo so. Andiamo con Surf e Surf lo manda KO, perfetto. Magmortar, eh? Magmortar. Oh, vedo che sei parecchio affezionato al tuo Pokémon, sarebbe un vero peccato. Ops, mi è scappato il Surf. Oh, mi ha scivolato il dito sulla tastiera. Ah, resisti, eh? Ti curi con la bacca! Ah, così è la situazione. Ok, no. Fulmine, capito? Ah, tu così la metti. Va bene, ok. No, tranquillo. Non c'è assolutamente alcun problema. Assolutamente no. Allora, vediamo un po'. Chi gli mando addosso? Gli mando Cupid con forza antica, Greenfield che sicuramente tanca una mossa e gli faccio terremoto, oppure gli mando Fireflight e faccio un Mirror, oppure Sparkle, non saprei. Mandiamogli Fireflight, va. Facciamo un Mirror. Tu hai osato mandare KO Quagsire, no? Bene, me lo sono già annotato. Sul tuo libro di morte. Flareon, Flareon, Flareon. Oh, dolce Flareon. Avanti, vieni, ti basterebbe un colpo per mandare KO al mio Greenfield. Un colpo solo. Ma sei davvero disposto a rischiare tanto quando sai che l'insidia si nasconde esattamente sotto i tuoi piedi? Ah,
Ah, crepate Pokémon di tipo fuoco. Sconfitto Vulcano. Durante la parte potrei essermi lasciato prendere un po' la mano, potrei essere stato abbastanza teatrale. No, ma non ho messo niente nel latte, ve lo giuro, eh. Cioè, io almeno non ho messo niente, poi non lo so. Bruciato e ridotto in cenere! Ah, qualcuno usi un'antiscottatura su quello perché la sua sconfitta gli sta bruciando un casino! Allora, per questa parte è tutto. Confesso che mi devo essere molto divertito nel farla. Spero che voi vi siate divertiti altrettanto nel vederla. Ovviamente sì, ci saranno sempre i soliti bambini che diranno: ma i Pokémon Pokémon! Quindi niente, io vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte dove faremo l'ultimo Super 4. Bye bye! Non ho interrotto perché lo stavo aspettando il treno. Ecco, ok, ciao ciao!